Vediamo se si sente molto più forte. In ritardo. Ma infatti mentre parla ne parliamo sopra. Benvenuti tutti a questa diretta di radiofonica.com della partita Grifo Volley Perugia contro Città di Castello. Lo speaker sta parlando sopra di me. Partendo dalla formazione ospite, la
benvenuti alla diretta. La nostra voce sarà intervallata da quella del, dello speaker, anche se noi abbiamo un microfono più potente almeno per le vostre orecchie. La partita sta per iniziare. Momento di tirare fuori gli artigli per il Perugia, che passa adesso in vantaggio 2-1 il primo set. Noi parleremo pochissimo, già parla lo speaker. Una partita importante, il Perugia deve vincere, il Grifo Volley deve vincere dopo due sconfitte. Ora in battuta. Inizio per il Perugia, che va subito sul 3-1, ma un pallonetto della squadra della città di Castello porta il vantaggio sul 3-2. Luca Belli, una schiacciata meravigliosa, 4-2 per il Perugia. Ora in battuta il capitano Vincenzo Mastroianni. Azione complessa, il Grifo riesce a rimettere la palla nel campo degli avversari. Città di Castello segna probabilmente con Davide Stoppelli, numero 12, che adesso andrà alla battuta. Alla battuta Stoppelli, purtroppo un errore del nostro libero Mirko Giannetto porta gli ospiti sul 4-4. Ancora in battuta Davide Stoppelli. Una buona, buonissima schiacciata del nostro Fugatti Pedoni costringe gli avversari a cedere il pallone alla Grifo Volley, si porta sul 5-4. Ecco che lo speaker annuncia, Filippo Fuganti batterà purtroppo fuori di poco, 5 pari, una partita che procede per piccoli passi, nessuna squadra ha preso il volo.
vi ricordiamo che siete su radiofonica.com con il PH. Simone Marini sbaglia e la Grifo Volley intanto, voi non potete vederlo, ma l'allenatore della Molini Spoleto è venuto, l'ex allenatore della Grifo Volley è venuto qui ad assistere alla partita. L'arbitro dà il punto alla squadra Tifernate. Ed ora in battuta andrà Leonardo Benedetti. Errore per Benedetti e il Perugia, punto su punto, si porta in vantaggio 7-6. Ora in battuta andrà Luca Belli. E Andrea Bocciolesi porta in parità la partita, lasciando a Luca Raffanti con il numero 11 la battuta, come potete vedere con i vostri occhi. È una partita che procede veramente per piccoli passi. Ottima ricezione del libero dalla seconda linea, però l'arbitro dà punto a Città di Castello. Siamo al primo time out della partita. Una partita che procede per piccoli passi, vero? Sì. Qui con me avete sentito il monosillabo di Claudio Sodano, parente del cardinale Angelo, che ci ha accompagnato e si occupa della realizzazione tecnica. Regia video. Video. Invece la voce nasale che state sentendo è quella mia, di Andrea Fioravanti. Bene, una partita che purtroppo vede in vantaggio il Città di Castello per 8-7. È una partita che non ha visto nessuna delle due squadre prevalere più di tanto. Ottime le schiacciate di Fuganti, che ha portato momentaneamente in vantaggio sul 6-5 la Grifo Volley. Dicevamo, una partita molto importante perché è la seconda partita in casa, è un secondo derby dopo quello della prima partita contro la Molini Spoleto, che purtroppo è stata una sconfitta ma non ha giocato malissimo, e oggi però bisogna tornare alla vittoria. Dopo il time out le squadre, vi ricordo, sono sull'8-7 per il Città di Castello. In battuta Riccardo Paci. Purtroppo un altro errore di Mirko Giannetto, è il secondo in questa partita. Forse, data la giovane età, è normale, del 1995. Ed è il primo libero, tra l'altro, in viaggio di nozze, come dico alla regia. E dopo questa notizia molto interessante, il Perugia segna e si porta una lunghezza dal Città di Castello, portando adesso Filippo Agostini alla battuta. Un momento di gara che si gioca molto sui pallonetti, prova la schiacciata, ma il muro della Grifo Volley c'è. Pareggio, 9-9. Ancora Agostini alla battuta. Anche lui molto giovane, 1994. La palla purtroppo va fuori, il punto di vista di Castello. Grifoni tentano una piccola protesta, ma l'arbitro è inflessibile. Adesso Andrea Bocciolesi si è in servizio. Buona ricezione, muro però della squadra di Fernate. Muro del Perugia che però si infrange sulla rete della squadra di casa, e quindi sono due le lunghezze che separano il vantaggio della Città di Castello contro la Grifo Volley. Un altro time out.
forse c'è qualcosa da rimettere a posto, probabilmente non per colpa di tecnica individuale, ma sono costati caro i due errori di Mirko Giannetto, che sono proprio due i punti di distacco tra la squadra antifernate e quella del Perugia. Ricordiamo che Città di Castello viene da una sconfitta 3-2 contro Orbe. Ma come abbiamo visto all'inizio della partita, venderà cara la pelle. Ancora Boccialesi in servizio. Ottima recessione, una schiacciata che però esulta la squadra di Città di Castello, ma il punto è della Grifo Volley. Si porta a un punto. 10-11. 11-10 per la squadra ospite Città di Castello. Battuta da Daniele Sabettini. Buona ricezione, Città di Castello. Tenta una schiacciata. Leonardo Benedetti, ma si infrange sulla rete. E parità, 11 pari. Ancora Daniele Sabettini dopo l'ottimo servizio del punto precedente. Ancora in battuta. Buona ricezione di Michele Boriosi, il punto al Città di Castello. È una partita strana, abbiamo detto dei piccoli passi, vero Claudio? Sì, io sto seguendo relativamente perché sono in regia, tra l'altro dico che sono molti a seguirci, ci scrivono su Facebook. Mi raccomando, condividete l'evento, potete seguirlo ovviamente dal nostro sito, ma anche sul canale live stream di radiofonica.com. Potete anche seguire questa azione concitata della partita, dove il Perugia ha questa bellissima schiacciata di Luca Belli, si frange però contro il muro della ricezione della squadra, e punto per il Perugia. Michele Boriosi in libero di Città di Castello non riesce a fermare. Grandissima schiacciata. Ora il capitano va al servizio. Ricordiamo che Mastroianni è una delle colonne di questa squadra. Ottima ricezione per Mirko Giannetto. Ma nulla può contro il muro, in particolare il giocatore che ha fatto più muro, se si può dire, Davide Stoppelli. Positivo in questo inizio gara, ed è proprio lui che va al servizio. Dicevo, nonostante questa pioggia ci sono molte persone pronti a vedere forse la prima vittoria della Grifo Volley in casa. Devo aver portato bene alla squadra di casa la Grifo Volley, perché Davide Stoppelli sbaglia il servizio e concede il servizio ai padroni di casa della Grifo Volley. Come tradizione la palla passa sotto la rete. Adesso Filippo Fuganti al servizio. Vi ricordiamo che potete vedere la partita anche in differita. Sapete che canale sono sul sito www.radiofonica.com. E potete vedere anche questa schiacciata del numero 7, Leonardo Benedetti. E nulla può la difesa della Grifo Volley. Vi ricordiamo che il punteggio è 14-13 per Città di Castello. Ora al servizio c'è Simone Marini. Una schiacciata di Mancino. Ottimo muro, colpo di testa addirittura del Città di Castello. Provano solamente a palleggiarla nell'altra parte del campo. Mastroianni alza bellissimo per Luca Belli, che schiaccia e porta la Grifo Volley sul 14 pari. Veramente una grande azione, rimpaglia addirittura un colpo di testa da parte dei giocatori del Città di Castello. Il punteggio ora 14 pari. Il servizio ora di Nicola Cappelletti.
Guardiamo che ci sono due cappelletti in squadra. E questo sbaglia, colpendo la palla nella rete. Nella partita, nella prima partita in casa, Claudio Cappelletti, però Niccolò aveva ottenuto una ottima serie di servizio, regalando anche un ottimo break. Ma adesso è il Città di Castello con sempre Leonardo Benedetti. Mastroianni alza la palla e c'è il punto, la palla rimbalza sulla testa, un colpo fortunoso. Ci sta anche questo. Faccio dei commenti molto tecnici, lo so. No, ma è questo il bello. Ancora Luca Belli. Servizio. Vediamo come nel Città di Castello tenta sempre di passare la palla sull'opposto. Time out. Il punteggio, siamo sul 16 a 15 per il Città di Castello. Vediamo che si riscaldano il giocatore del Città di Castello. Chissà chi entrerà. Vedo Giacomo Cherubini, che del Città di Castello, che vorrebbe entrare. Si è già levato la maglia, se non per il caldo, oppure per entrare. Queste tra le nostre considerazioni, sempre su www.radiofonica.com. Molte le adesioni, vediamo su Facebook. Molti appassionati della Grifa Volley finalmente possono vedere in diretta la loro squadra in diretta video, grazie a www.radiofonica.com. In campo le squadre per Città di Castello, sempre Luca Raffatti. C'è molta voglia di fare per i giocatori della Grifa Volley, che dopo due sconfitte consecutive vogliono arrivare alla prima vittoria stagionale. Un errore del numero 7 del Città di Castello, Leonardo Benedetti, che porta la palla, non riesce a portare la palla nella metà campo avversaria, ma fuori, quindi punto per il Perugia, 16 pari. Vi ricordiamo che è sempre possibile ricevere la testa della Grifo Card, che in cambio di un piccolo contributo potete vedere tutte queste schiacciate del Perugia, compresa questa che porta la squadra sul 17-16. Dicevo, comprando la testa della Grifo Card, in cambio naturalmente di un piccolo contributo a vostra scelta, vi darà accesso a tutta una serie di sconti e promozioni della squadra Grifo Volley. Quindi per la vostra squadra del cuore, comprate la Grifo Card. Qui il Pagostino alla battuta. Una grandissimo muro di Daniele Servettini, veramente un duello, definirebbero, tra due giganti della pallavolo. Mano contro mano, pressione sul pallone, vince Daniele Servettini e porta il Perugia sul 18-16. Una piccola lunghezza, stanno un pochino fuggendo i ragazzi della Grifa Volley. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori, vi ricordiamo che scrivendo sulla nostra pagina radiofonica.com leggeremo in diretta i vostri messaggi, qualsiasi tipo di messaggio. Ecco Filippo Agostini alla battuta con il numero 9. Un servizio però troppo lungo che porta la Città di Castello, a Gherardi, Città di Castello, a 17-18. Andrea Bocciolesi al servizio, l'apertura sulla destra è Luca Belli, servizio, una grandissima schiacciata di Luca Belli.
punto per Città di Castello, segnato Marconi Enrico, che adesso andrà alla battuta. Una partita combattuta tra due squadre che vogliono tenere la prima vittoria stagionale. Ricordiamo che questo è il secondo derby per la squadra di Perugia, e adesso grazie a Mastroianni va in vantaggio. Tra l'altro vi ricordiamo che arrivano sempre più persone nonostante la pioggia. Mastroianni alla battuta, ottima ricezione ma in questo caso sbagliata di Enrico Marconi, che prima aveva dato un punto a Città di Castello. In questo caso però sbaglia, un grave errore di ricezione, probabilmente un errore di comunicazione tra i due giocatori della squadra di Ternate. La squadra allenata da Michele Menghi in questo caso vede 3 punti di distacco da quella allenata da Paolo De Paolis, cioè della Grifa Volley Perugia. Ricordiamo che siete su www.radiofonica.com e questa è la diretta video della partita Grifo Volley Città di Castello. Ancora il campionato, ancora il capitano Mastroianni. Molta concentrazione per il capitano. Ottima ricezione, tenta di scavalcare con un pallonetto ma non ci riesce, nonostante questo il Perugia però la Grifo Volley non riesce a portare la palla nella metà campo avversaria, quindi si deve purtroppo vedere il distacco contro Città di Castello ridurci. Adesso il servizio è nelle mani di Davide Stoppelli, che tenterà forse una palla morbida verso il centro. Ottima ricezione, è toccato un grandissimo punto di Filippo Fuganti, è il terzo quest'oggi. Filippo Fuganti, dopo aver fatto il punto, va a servizio. Concentrazione, si sposta verso l'altra metà campo, attende l'arrivo dei classici ragazzi che puliscono il parquet. E ora siamo tutti pronti per il servizio. Ottimo muro della Grifo Volley, che tenta di riproporre l'azione, di trasformare in offensiva Luca Belli, però la sua schiacciata si infrange contro le mani di Luca Raffanti. Ed ora il servizio va a Città di Castello con Simone Marini. Servizio diciamo non perfetto, regala il 23-20, mancano solamente 2 punti per aggiudicarsi il primo set, uno dei 2 punti che possono portare alla vittoria del primo set è di Luca Cappelletti. Un ace fantastico, un servizio potentissimo che il libero Michele Boriosi del Città di Castello non riesce a fermare. Adesso ha il set point, set ball, sempre nelle mani di Cappelletti. La musica che state sentendo è perché il secondo arbitro sta dando delle spiegazioni dopo una timida protesta. Cappelletti, un set ball però sprecato perché la palla va fuori. Il Cappelletti si siede lasciando il posto. Questo succede anche nel Città di Castello, dove Benedetti lascia il posto a Ettore Mancini, che andrà proprio a servizio. Ettore Mancini ha il compito di recuperare un set che sembra quasi chiuso dal Perugia. Rete e la fortuna aiuta il numero 9 di Ternate. E la Grifo Volley ha solamente altri 2 punti
prima di venire raggiunta. Infatti time out, l'allenatore De Paulis vuole magari mantenere la concentrazione della squadra per arrivare a questo set ball e arrivare al secondo set. La partita che ha visto il fine, alla fine la Grifo Volley stanziare un pochino gli avversari, peccato per il set ball sbagliato da Cappelletti, veramente peccato. Ma ecco che si ritorna, la Grifo Volley può tornare a vincere il primo set. Tutto nelle mani però dell'avversario Ettore Mancini con il numero 9, è lui che va a servizio. Buona ricezione, Mastroianni alza per Filippo Agostini e il Perugia vince il primo set. Grifo Volley. I giocatori vanno verso le mini tribune a prendere gli applausi dei piccoli sostenitori contenti per il primo set ball vinto dalla Grifo Volley. Ricordiamo che siamo su www.radiofonica.com, che non ci sarà tanto tempo prima che rinizi il prossimo set. Vediamo davanti proprio alla fotosanzione, stanno riscaldando Guerrini, Merli, Cappelletti, che abbiamo detto molto positivo contro la Monini Spoleto, e insieme a loro anche Fabio Cricco. Hanno giocato di meno, è normale, è comunque una partita abbastanza importante. La Grifo Volley deve assolutamente fare punti dopo le prime tre giornate. La situazione è positiva, nonostante sia una partita abbastanza equilibrata, alla fine la Grifo Volley ha messo il turbo e dopo aver sprecato purtroppo un set ball ha vinto il set per 25-22. Vi ricordiamo che potete pubblicare tutto quello che volete sulla nostra pagina di radiofonica.com, noi riporteremo i commenti. Più persone sono venute a vedere il prossimo set nonostante l'incessante pioggia che non scema, almeno da quello che ci dicono da fuori. Evidentemente c'è troppa voglia di vedere la Grifo Volley vincere la prima partita stagionale. Andiamo con la telecronaca dopo una breve pausa musicale, in questo caso Agostini
Bisogna dire che Giannetto, dopo un inizio abbastanza titubante, poi si è rivelato ottimo in fase di ricezione, ha garantito il primo set per la squadra di casa. Agostino in battuta, campi invertiti come vedete dai tre schermi, e purtroppo il primo punto del set va a Cesare Castello, e chi ha segnato è Davide Stoppelli. Adesso invece è Marconi al servizio. Buonissima, Fuganti, servizio, fa la città di Castello, il punto per la Grifo Volley che si porta sul 1 pari. Ovviamente l'obiettivo dei Grifoni è quello di portarsi subito sul 2-0 per il numero dei set, ed è questo che, quello che vuole fare con il numero 8 Daniele Servettini, ottimo nel primo set, soprattutto a muro. Tentativo di pallonetto però arginato dalla squadra perugina, apre tutto sulla destra Luca Belli, non vuole schiacciare anche perché non può. Grande salvataggio sulla rete, Fuganti, e il punto è per il Grifo Volley. Si pensava all'inizio che il punto fosse del Città di Castello, ma l'arbitro è stato inflessibile. Ancora Servettini per cercare il 3-1 che potrebbe portare a una mini fuga da parte della Grifo Volley. L'arbitro ravvede un fallo probabilmente di invasione e dà il 2 pari, concede il 2 pari agli ospiti. È fondamentale in questi casi, dopo aver vinto il primo set, allungare. Ed è questo quello che vuole fare il Perugia. Ancora nessun timeout chiamato, segno che la situazione è ancora in fase di recupero, senza bisogno di un intervento da parte dell'allenatore. Ottima Fuganti, una schiacciata che non si può nemmeno chiamare tale. Diciamo che è un incrocio tra un pallonetto molto forte e una schiacciata. Sicuramente quello che si può dire è una scelta vincente, ed è per questo che adesso Mastroianni ha la palla per poter arrivare sul 4-2. Mastroianni sceglie giustamente di far cadere la palla fuori senza toccarla, e il Perugia va sul 4-2. Ma Grifo Volley che sta partendo molto bene, vero? Mastroianni, autore di una grande giocata nel 4-2 di poco fa. Muro di Luca Belli. I punti iniziali sono fondamentali per dare concentrazione, per dare forza alla squadra. È ovvio che una fuga di 3 punti non vuol dire niente, ma certamente positivo. Incitamenti per il capitano Mastroianni. Una battuta profonda. Ottima recessione sempre Mastroianni. Giannetto prova ad alzare la palla in seconda linea per Luca Belli, però troppo debole la sua schiacciata. Agostini, ottima ricezione. Fuganti, ottima schiacciata. Come vedete, molti applausi per la giocata di Fuganti. Dobbiamo dire, già detto, sempre più tranquillo, sempre più decisivo. Però in questo caso ha chiamato l'allenatore Michele Minghi, in questo caso quindi l'allenatore del Città di Castello. Palazzetto adesso che potremmo definire proprio pieno, avevamo detto all'inizio c'era stata una forte pioggia, non sappiamo sinceramente adesso come siano le condizioni climatiche fuori, ma possiamo dire come sono dentro, cioè molto calore per la squadra, molta voglia di fare. E c'è un idolo
e sentiamo dagli spalti Nicola Palumbo, idolo, non sappiamo cosa voglia dire. Vi ricordiamo di ascoltare tutti i nostri programmi su radiofonica.com, in particolare i nostri eventi all'Alphaville, Soft Acoustic, ogni giovedì musica live. Inizieremo con Marazzita, un cantautore che sicuramente non sta pensando al Sofa Acoustic e la squadra Grifo Volley, che purtroppo vede Città di Castello diminuire lo svantaggio sul 6-3. Adesso però è il numero 5 alla battuta, cioè Simone Marini. Non è stato uno dei migliori in partita, ma non è ancora finita. Una ottima schiacciata di Fuganti però viene ribattuta. Si apre tutto su Belli, che con un muro di tre giocatori tenta un mini pallonetto, ma gli si ritorce contro e Fuganti non può recuperare il pallone. Allora lo svantaggio si riduce e, come dicevo prima, sempre Simone Marini alla battuta. Purtroppo un errore di Giannetto costa il 6-5 per Città di Castello. Tutti vanno a rassicurare il giovane numero 2. Per la terza volta di fila, quello che vi posso dire solamente è che Simone Marini andrà a battere. Dentro una ricezione, Mastroianni recupera e l'ottima, ottima schiacciata di Fuganti costringe il muro avversario a portare la palla sì dalla parte calda di metà campo del Grifo Volley, ma fuori. Quindi siamo sul 7-5. Fuganti, ottima azione la sua. Fuganti che non sta benissimo visto il dolore che ha alla mano sinistra, al dito, all'indice. Città di Castello, nulla può il capitano Mastroianni contro la grandissima schiacciata di Andrea Bocciolesi. È una gara tra numeri uno questa, tra la Grifo Volley e Città di Castello, perché da una parte Fuganti e da una parte Bocciolesi sono resi protagonisti di due ottime schiacciate, due ottime azioni. Mastroianni sceglie di premiare il numero 15, Nicola Cappelletti. Evidentemente chiamare il time out a questo punto della partita sull'8-6 dopo un grande punto della Grifo Volley, la volontà di recuperare una partita che potrebbe molto velocemente arrivare sul 2-0. Vi ricordiamo quali saranno le prossime partite del il prossimo turno. La Grifo Volley andrà a giocare a Chieti contro la Teate Pallavolo e la partita potrete seguire alle 5 se volete andare a Chieti, naturalmente il 9 novembre. Invece, per seguire la prossima partita, se volete sentire la nostra magnifica telecronaca, tra due giornate, quando la Grifo Volley tornerà in casa, perché la radiofonica.com con il PH segue le partite della Grifo Volley solamente in casa. Un rapido sguardo alla classifica: primo Roma Volley con 6 punti insieme al MNG Videx Grottazzol e soprattutto Bambagioni a 6 punti. La Grifo Volley è a 0, mentre la Gherardi, contro cui sta giocando, è a 1 punto. Nicola Cappelletti autore di una grande azione nel punto precedente, un servizio molto lungo, tenta un pallonetto che purtroppo viene vanificato dal tocco di Servettini. Se non avesse toccato la palla, Cappelletti probabilmente sarebbe intervenuto in recezione. Infatti si scusa con il suo compagno di squadra che si lamenta con l'allenatore, ma è normale, è normale. Entra al suo posto Agostini. A servizio, ottimo servizio di Luca Raffanti, che trova Giannetto non pronto a rispondere in modo efficace. Ancora un'altra volta Luca Raffanti in battuta, una palla morbida. Agostini riceve, Mastroianni alza per Servettini, ma
la Gherardi sbaglia un errore gratuito del giocatore numero 11, cioè Luca Raffanti, e quindi Luca Belli può portare la squadra sul 10-8. Adesso il punteggio è 9-8 per la Grifo Volley. Punto per la Gherardi di Davide Stoppelli. Non può nulla il muro della Grifa Volley, perché riesce a bloccare il pallone, ma purtroppo cade nella metà campo della Grifa Volley. Adesso Andrea Bocciolesi a battere il pallone. Giannetto riceve, Agostini non può schiacciare, quindi tenta di palleggiare il muro dei due Servettini e Agostini. Purtroppo, come nell'azione precedente, ribattono sì la palla, ma nella loro metà campo. Quindi per la terza volta di fila Andrea Bocciolesi a battere il servizio. Il punteggio è del 10-9 per Città di Castello, quindi ripeto, 10-9 per Città di Castello. Il giocatore della Gherardi tenta un piccolo servizio, ma nulla può contro il grandissimo servizio Luca Belli. Agostini in battuta, palla centrale, era stata ottima la recensione di Agostini, ma c'è stata un'invasione da parte di Grifo Volley, quindi 11-10 per la Gherardi. In questo caso la battuta andrà a Enrico Marconi, non parente di Marconi della radio, naturalmente. .com. Fuganti prova una schiacciata, ma il muro della Gherardi ribatte. Allora Mastroianni sorprende tutti e alza il pallone su Belli. Tentativo di schiacciata, tra l'altro troppo morbida, e questo permette a Agostini di segnare il punto. Marconi tenta di rimettere il pallone e ci riesce. Ottima azione di Mastroianni, che finge il passaggio, ma in realtà mette la palla nella parte degli avversari. Grande muro da Grifo Volley. È sempre Servettini, meravigliosa muro. Perugia 11, Città di Castello 11. Se ne sono radiofonica.com. Ringraziamo il parente di Angelo Sodano, cioè Claudio Sodano, che come me sta vedendo adesso Servettini in battuta. Una piccola pausa per rimettere a posto il parquet. Quindi sono anche tecniche per magari deconcentrare Servettini. Servettini ottimo, forse uno dei migliori da parte della Grifa Volley. Ottima fase difensiva da parte della Grifa Volley. Forse Mastroianni colpisce in modo troppo tenero. Belli non riesce a fermare il colpo della Grifa Volley. Vi ricordo che radiofonica.com è media partner del Umbria Libri. Dal 7 al 10 novembre si terrà nel centro storico, ma poi a Terni dal 15 al 17 novembre. La maggior parte delle manifestazioni avverranno a Palazzo della Penna. Quello che gli inglesi chiamerebbero misunderstanding da Cappelletti e Mastroianni, che invece di alzare la palla come voleva Cappelletti per schiacciarla nella metà campo avversaria, gliela ha abbassata tentando non si sa cosa. Mister De Paulis approfitta del time out per rincuorare i giocatori. C'è da dire che dopo un inizio forte da parte del Perugia, che era arrivata anche sul 6-3, la squadra ospite punto dopo punto si è aggiudicata 13 punti contro 11 della squadra, la squadra di Perugia. Ritornano in campo le squadre. Vi ricordo per la 17ª volta che siete su www.radiofonica.com. Ottima, non ci sono altri aggettivi per dire la schiacciata di Fuganti.
C'è da dire che la speciale di Fucati sarà meravigliosa, ma anche meraviglioso l'alzata di Mastroianni, che poteva benissimo lasciare sulla... E ora è sempre Mastroianni che si appresta a battere. Sempre 13 a 12 per la Gherardi contro Grifo Volley. Mastroianni forte, tesa però centrale. Il punto è per la Grifo Volley. Ottima giocata di esperienza di Mastroianni, che per la seconda volta nel corso del secondo set lascia una palla che tutti giudicano dentro, ma in realtà è fuori, e l'arbitro la pensa come Mastroianni e dà il 13-13 per il resto delle due squadre, perché è un pareggio e quindi 13-13. Opinioni sulla partita? È una partita molto intensa, poi il pubblico fa la sua parte perché sta gasando alla grande i ragazzi. Certo, è un momento difficile. Vedi, un altro punto. E questo è un altro punto. Mentre sentivate la voce sensuale di Claudio Sodano, il Perugia vinceva. E ho fatto cadere. Mastroianni può portare la squadra su 15-13. Una battuta profonda. Ottima recensione di Giannetta, ottima. Mastroianni apre su Fuganti, ma il tiro si vede il tiro ribattuto. E la squadra purtroppo prende il punto e si arriva a 14 pari. Palo di Gherardi e punto per il Perugia, che si porta su 15-14. Fuganti sarà l'uomo destinato a battere. Ancora problemi di parquet per la squadra della Gherardi, o sudano molto o in servizio. Ace di Fuganti, un giocatore straordinario per la Grifo Volley. Schiaccia, riceve, fa ace, cosa volete di più? Ancora il punteggio sul 16-14. Un minuto di pausa per i giocatori, ma non per noi. Continuiamo a raccontarvi la partita, sempre qui in diretta video e audio su www.radiofonica.com. Vi ricordo che potete arrivare al nostro sito www.radiofonica.com, cliccare in alto a destra Web TV e vedere non noi che stiamo parlando, ma i giocatori che stanno giocando. Ancora Fuganti molto positivo in questa partita. Filippo, classe 1983, alto 191 centimetri. Belli schiaccia in modo violento, ma non riesce. Allora così ne apre tutto. Lo strano è per tutto per Agostini. La Gherardi riesce però a recuperare il pallone. Allora Mastroianni lo passa a Cappelletti. Dani Castello chiede il punto, non lo riceve, non riceve la Grifo Volley. 17-14. Siete su radiofonica.com. Ancora Filippo Fuganti. Dani Castello protesta. E Michele Menchi vede che la situazione potrebbe sfuggire di mano. Tre punti di fila conquistati dalla Grifo Volley,
si potrebbe arrivare molto velocemente alla chiusura del set. Vi ricordiamo che c'è una sfida al vertice anche in questa giornata, cioè quella che vede stasera alle 9:15 Grottazzolina contro Roma Volley. Magari Perugia, se potesse vedere esauriti i suoi desideri di vittoria, potrebbe scalare molto velocemente la classifica, che dopo le prime 3 giornate è ancora cortissima. Un'occasione da non perdere. Fuganti, ottimo servizio verso il centro del campo, grande muro di Belli, ancora Belli a muro, punto per la Chiesa Poli, 18-14. Finora i migliori di questa partita sono Fuganti e Belli, senza ombra di dubbio. Gherardi, un piccolo pallonetto da parte di Borioso e porta al 18-15, punto per la squadra città di Castello, Boccionesi. Agostini porta sul 19-15, sempre più vicino alla vittoria del secondo set, sempre più vicino alle speranze di vittoria, sempre più lontane quelle di Ragherardi. Speriamo che ci restino almeno fino al prossimo turno. Cappelletti con il numero 15, tutore al ginocchio sinistro, forza nella mano destra per segnare il punto. Grandissimo servizio, tenta Bocciolesi di schiacciare ma si frange contro il muro. Grande ricezione di Cappelletti, Agostini alza sulla destra per Belli, ottima ricezione, allora Agostini mette in mezzo, Servettini, Agostini con il sinistro, la palla altissima, viene tutto sulla sinistra con Bocciolesi e purtroppo la ricezione di Cappelletti si infrange contro la rete della squadra perugina. Qui al Palazzetto San Marco il punteggio registra 19 per la Grifa Volley, 16 per la Gherardi, città di Castello. Ora la città di Castello, la Gherardi a servizio con Luca Alfanti. Buona ricezione di Giannetto. Mastroianni sulla sinistra per Agostini, tenta un piccolo pallonetto, non ci cascano i giocatori della Gherardi che tentano di lanciare in mezzo. Grandissima ricezione di Fuganti. Belli con un bugger tenta di rimettere la palla dall'altra parte ed è fuori. Ed è fuori, questo perlomeno per noi. Peccato che non ci sia la moviola, per noi era strafuori, ma l'arbitro ha voluto dare il punto, magari avrà visto meglio di noi. Quindi Gherardi 17, Grifo Volley 19. Ancora Luca Raffanti. Giannetto riceve troppo nella metà campo avversaria e Mastroianni non ce la fa a opporsi a muro. Dopo è un po' la storia della partita, la Grifo Volley tenta punto dopo punto di, è un time out, la Grifo Volley tenta sempre delle mini fughe che però vengono spente dai recuperi della squadra della città di Castello, della Gherardi. Ricordiamo che la Gherardi è un punto sopra alla Grifo Volley Perugia in classifica, ma ovviamente un successo della Grifo vedrebbe anche un sorpasso da parte della squadra del capoluogo perugino contro la squadra di Fernate. Time out necessario da parte di De Paulis, vuole recuperare la squadra, vuole far credere che il secondo set è possibile vincerlo, mancano 6 punti. Continua il gioco dopo il 18-19, ancora Luca
Raffanti, è la quarta volta che va a servizio questo mini break di servizio. Mastroianni alza sulla destra per Belli, punto per Luca Belli, 20-18, il secondo set è possibile ed è Belli l'autore di questa potente schiacciata a servizio. Alza la palla, la sensazione che voglia fare un servizio molto potente, questo è vero perché la ricezione porta la palla nella metà campo della Grifo Volley. Ancora Belli, vuole il pallone, vuole questo secondo set. Forse i due ragazzi Servettini e Agostini sono saltati troppo presto, un muro che non è stato molto unito e ha visto il pallone passare tra le braccia dei due giocatori, andando a saltare forse troppo presto. Boccialesi batte Mastroianni, alza per Agostini, un po' in controtempo però riesce a mettere la palla nella metà campo avversaria. Boccialesi, il muro, recuperata la palla da dietro Belli. Belli purtroppo era un po' troppo dietro rispetto al pallone, c'è un po' di frenesia da parte del giocatore di Pavoli che vogliono chiudere questo set, ma il punteggio segna 20-20. Giganti potesse per un possibile fallo da parte della Gherardi, pallone verso il mezzo, Giannetto, Mastroianni, smista la palla per Agostini, ottimo mancino, la palla è andata fuori ma è stata toccata dal giocatore della Gherardi, 21-20, il secondo set è vicinissimo. Tra i tanti programmi radiofonica.com di ascoltare il Laureando, programma di cinema che partirà a metà novembre condotto da il sottoscritto, ma questo non è per fare alcuna marchetta. Invece è già partito il Biblioteradio mercoledì alle 21.30, la prima puntata è stata sul Giovane Holden, la seconda su Alice nel Paese delle Meraviglie condotto da Alessia Spenserato. Vi ricordiamo che invece ogni mercoledì, sempre per rimanere su radiofonica.com, dalle 9.30 Biblioteradio, ma dalle 10 Zionet. Chi avrete in questa puntata? Un segreto, ancora non si può svelare, ma lunedì o martedì uscirà l'evento, quindi è un po' da Canale 5 questa anticipazione, lo sanno solamente le casalinghe che vedono la fiction Il Segreto e io per sbaglio che faccio zapping. Scherzo, ma in realtà è un po' per sdrammatizzare la tensione di un punteggio 21-20. La Grifo Volley ha dato la sensazione di poter vincere anche questo set, solo che manca alcune volte la concentrazione e dei palloni facilissimi vengono buttati. E la Gherardi ne ha approfittato a questi livelli se ne approfitta. Ce ne approfittiamo un po' tutti. Ottima la vista da qui. Possiamo vedere il campo, ma anche voi. Intanto Agostini gioca con il pallone. Vuole sfoderare il suo mancino nella metà campo avversaria. De Paolis tranquillo in panchina. Sa che i suoi giocatori possono fare la differenza e vincere il loro secondo derby dopo aver perso quello contro la Molini Spoleto. Servizio per Agostini. Il suo mancino c'è il 22-20. Questa meno spera. Cambio di libero nella Gherardi. Belli! Schiaccia il pallone che arriva alle tribune, ma come sapete nel volley le tribune non giocano ed è per questo che Perugia va sul 22-20. Ancora Agostini, dicevo è stato un cambio nella Gherardi. Boriosi Michele è entrato al posto di Simone Marini. C'è un cambio, esce il numero 6 Marconi, come abbiamo detto non parente di Marconi della radio, entra come abbiamo detto all'inizio Giacomo Cherubini che scalpitava dall'inizio partita. Il mancino di Agostini
proprio verso il libero, una palla che si schianta nel mezzo, Fuganti viene ribattuto a muro, ma la palla esce fuori, quindi nella pallavolo è 23-20 per Agrigento Volley, 2 punti a 7, 2 punti per il 2-0, 2 punti per la tranquillità. Ancora Agostini tenta un pallone verso il mezzo, errore in questo caso di Belli che sceglie di palleggiare, una cosa a metà tra il palleggio e il bagger, ma forse è meglio così perché in ricezione della squadra Grifo Volley oggi ha fatto vedere che sa fare molto. E quindi il pallone va a Giacomo Cherubini, entrato da poco tra le file della Gherardi, giovanissimo anche lui, 1994. E la fortuna aiuta i giovani e gli audaci. 23-22. Nietzsche direbbe eterno ritorno, visto che il set, il primo set aveva visto sempre uno stesso punto fortunoso, chiamiamolo così, sempre sul 23-22. L'arbitro chiede a una ragazza di pulire esattamente il cerchio, il semicerchio che divide le due squadre nella rete. Ancora Cherubini spera che forse la fortuna possa portarlo a 23 pari. Questo non lo pensano i giocatori del Perugia. Ancora Giannetto, Mastroianni, niente da fare! Servettini! Servettini prende la spalla sociale, niente da fare! 24-22, manca solo un punto. Servettini fa un po' come nel tennis, serve in volley. Ha fatto il punto. E ora vuole caricarsi la spalla sulle spalle. Questo set ball potrebbe portare il Perugia sul 2-0. E vince la Grifo Volley Perugia 2-0. Anche questo secondo set è vinto. Anche se i nostri, la riluttanza viene smorzata dall'arbitro che dà fallo per la Grifo Volley, quindi 24-23. Quindi se la Gherardi segna a questo punto si va a 24 pari. Mastroianni chiama per sbaglio un time out, pensava che fosse necessario dal punto di vista nervoso. Una battuta di Scoppelli, veramente lenta, e qui c'è un errore grave, grave di Agostini, che è stato uno dei più positivi della partita. Evidentemente è un calo, come si fa? Probabilmente è un calo di concentrazione. Agostini è stato uno dei più positivi della partita. Ho capito, ma sei pagato? No. Si scherza. C'è detto, alza il pallone, Mastroianni vuole Fuganti. E dai, Fuganti, 25-24, manca un punto alla vittoria. Fuganti, mentre tutti pensavano schiacciasse, fa una cosa leggerissima, la Mirescino, pallonetto. Mastroianni al servizio, capitano, no, anche se ricorre il 29 di Fellini, e Fuganti porta al 26-24, 2-0 per il Perugia. Sempre qui su www.radiofonica.com con il PH. Pausa. Andiamo in pausa. Sì. All right.
siamo ritornati alla diretta. Primo punto subito per la Gherardi, che non vuole concedere il terzo set alla Grifo. E ora Boccioresi. Azione concitata, ma grazie a Servettini che colpisce male il pallone con le due dita esterne, con il mignolo e l'anulare, ma riesce comunque a vincere e a dare il punto alla squadra. Servettini al servizio. Pallone abbastanza lungo sulla parte destra del campo. Mastroianni allunga su Fuganti, Servettini salva il pallone, lo rimette nell'altra parte. Nulla può però contro la schiacciata di Luca Raffanti. La Gherardi vuole iniziare molto bene il terzo set e soprattutto non vuole concedere una vittoria per 3-0 alla squadra di casa. È fisiologico in quasi tutte le partite di volley vedere il terzo set dopo si è vinto 2-0 da parte della squadra che non è ancora ottenuto nessuno. Ora a servizio Enrico Marconi. Mastroianni, bagger per Fuganti, il punto. Fuganti è veramente uno dei migliori in questa partita. Già contro la Moni Spoleta aveva fatto vedere di avere ottime potenzialità. Un grande acquisto per Ehol. Il capitano, siamo sul 2-2, pronto per il servizio. Pallone maledetto verso il mezzo. Giannetto, Belli tenta una schiacciata, viene ottimamente fermata in difesa, ma l'errore di Boccioresi dà il 3-2 alla squadra di casa. Boccioresi credo che avrebbe voluto in realtà fare una specie di pallonetto, ma non gli è riuscito. Ottima ricezione, Mastroianni smista sulla sinistra per Fuganti, uccidendo tra l'altro anche una bambina negli spalti. Vi ricordiamo gli sponsor, alcuni degli sponsor della Grifo Volley, tra cui la Vittoria Assicurazioni, la Ledlink, Pinpoint Agenzia di Comunicazione, il Wall Street Institute School of English, il Kukuk, ottima torta al testo, salutiamo Brasa, Pizzeria e Gastronomia al Canneto e la Tipolitografia, scuola tipografica di Stefano Cesarini, e soprattutto anche Umbriacom, liberi di comunicare, ADSL senza limiti. Naturalmente nel sito della www.grifovolley.it troverai l'elenco completo di sconti e agevolazioni con tutti i nostri sponsor e partner. Un attimo di break per le squadre, intanto io vi ricordo quali sono le prossime partite della Grifo Volley. Andrà a giocare a Chieti il 9 novembre alle 5 e tornerà qui insieme a me e a Claudio contro il Orte, che oltre ad essere uno svincolo è anche una squadra di pallavolo. Purtroppo la Gherardi riesce a fare punto. Vi dicevo che il Perugia giocherà contro Orte il 16 novembre sempre alle 6.30 e poi dopo Ancona, che ci sarà il 23 novembre, giocherà per ben due partite di fila in casa contro il Pisa e il Grottazzolina. Stiamo parlando del 30 novembre e 7 dicembre e noi saremo sempre qui www.radiofonica.com. Mentre vi parlavo ancora punti per la Gherardi, che si porta sul 5-4. Giannetto lascia la palla per Mastroianni, Belli tenta il colpo di forza. Muro, grande muro di Belli. Bellissimo scambio che purtroppo si chiude con Cappelletti che sbaglia il pallone. E quindi viene chiamato il time out. Anzi, in questo caso il cambio, esce Cappelletti. Ed entra Lorenzo Merli.
Scopelli col numero 12 tenta di fare un ace, ma la palla va fuori. Filippo Fuganti, uno dei migliori, abbiamo detto e ridetto, questa partita. Sul 6-5 vuole portare i Grifoni al 7-5. Nulla può il muro formato da Belli e Servettini contro Di Belli e Merli contro l'attacco del Gherardi. Simone Manini in servizio, Mastroianni a brutalezza su Belli, fallo per la Gherardi e quindi 7-6 Perugia. Non ha potuto nulla contro il destro di Belli. Intanto si agita in panchina Michele Menghi, vuole che la sua squadra non perda anche questo punto. Merli appena entrato ha il compito di fare la battuta, non una grande ricezione del numero 10 della Gherardi. Ottimo muro a 3 da parte della squadra. Bagger verso la Grifo Volley, Servettini chiama il servizio, ma chi è a schiacciare è Marco e Pippo Agostini. Siamo andati dalla parte di Menghi, abbastanza nervoso, ha paura che la sua squadra conceda anche il terzo set, che la partita si chiuda già da adesso. Vi ricordiamo sempre per gli appassionati di sport, tra gli altri programmi condotto da Luca Bianco, Febbra 90 Radio, il lunedì alle 7:15 su www.radiofonica.com. Luca Bianco vi parlerà della Serie A insieme al suo co-conduttore, parlerà delle partite che ci sono state e introdurrà nella sua rubrica Messi Tussò, un grande calciatore in ogni puntata. Le squadre sono sull'8-6, i giocatori scalpitano per rientrare in campo, aspettate i canonici 30 secondi, le squadre sono pronte per ricominciare. A servire è sempre il nuovo entrato Lorenzo Merli. Questi sei bambini sono negli spalti, giovani tifosi del Grifo Volley. Leonardo Benedetti, dopo un errore sulla rete, recuperata la palla, Belli contro 3, segna! Belli contro un muro formato da 3 avversari. Ormai siamo sul 9-6, un punto per arrivare a 10, 15 punti, anzi 16 per vincere. Ancora Lorenzo Merli, ottimo il suo break in battuta. Schiacciata violenta di Leonardo Benedetti, sfoga tutta la rabbia per un risultato che non premia la Gherardi. 9-7 per il Perugia. Naturalmente riuscire a creare un break per il Perugia sarebbe fondamentale. Vincere il terzo set, 3-0, punteggio sul 9-7. Giannetto ruba la palla a Fuganti e costringe Mastroianni ad una scivolata che però non può portare al recupero del pallone. Non un'ottima prova di Giannetto. Leonardo Benedetti, autore di una potente schiacciata 2 punti fa, sta aspettando di poter battere, ma come sapete nella pallavolo ci sono molte interruzioni, in questo caso per asciugare il parquet è importante per i giocatori e per la loro integrità fisica. Veramente un palazzetto pieno, è bello che ci siano anche tanti ragazzi. Beh sì, poi tra l'altro la Grifo Volley è anche una scuola giovanile, quindi insomma sono tante le ragazze che sono qui in giro proprio della partita della scuola. Tut-
forte sogno di diventare lo bianco. L'unico sogno della Grifo Volley è quello di arrivare al terzo set e di vincerlo. Anzi, di vincere il terzo set. È già arrivato. Quindi un sogno l'ha già realizzato. È già arrivato al terzo set. Fuganti capisce che pallone sarebbe andato troppo fuori, lascia Belli in servizio, 10-8. Vediamo se il destro potente di Luca Belli, che si alza tantissimo il pallone in servizio, la palla quasi sbatte contro il soffitto e sbatte adesso contro il soffitto, era troppo forte il servizio di Luca Belli. Sono due punti così da parte della Grifo Volley. Ormai è caldo il destro di Luca Belli, pronto per il prossimo servizio. Time out. Questo è il secondo time out chiamato in questo set da Michele Menghi. Cosa ne pensi? Perché ha chiamato di nuovo il set? Non ho capito la domanda. Vi ricordo che io sono in regia, quindi stavo vedendo che tutto andasse per il meglio. Esatto, secondo me lui ha visto un po' come te, era un po' spesato di questa situazione che vede 11-8 il Perugia, quindi vuole tenere concentrati i suoi giocatori. Intanto vediamo una delle ragazze della School Volley zelante nel pulire e non dare giustificazione agli avversari per un'eventuale vittoria della Grifo Volley. Zelante idolo. Salutiamo Nicola Palumbo in ascolto. Allora Luca Belli è pronto per il servizio. Fallo della Gherardi e Belli per il quarto punto consecutivo va a servire. Siamo 12-8. Vi ricordiamo 13 punti per la vittoria. Che mina. Ancora Belli, ma c'è la regola dei 4 tocchi. Spiegate che c'è la regola dei 4 tocchi. Benissimo. In realtà Claudio è di Città di Castello. E quindi non è rimasto contento da questo errore di Luca Raffanti, che quindi porta il Città di Castello a 9 punti, cioè non li porta da nessuna parte. Invece Pippo Agostini può portare il Perugia 14-9. Purtroppo non la può contro il tiro di Davide Stoppelli, forse uno dei migliori della sua squadra. Andrea Boccialesi tenta di cambiare un po' l'inerzia della partita. 10-13. Giannetto per Mastroianni che allarga su Fuganti, purtroppo non gli riesce una finezza. Avrebbe voluto fare un pallonetto alla Millescino, ma non gli è riuscito. Allora Andrea Boccialesi, 13-11, vuole portare la sua squadra a pareggio. Grandissimo Fuganti, Mastroianni sulla destra, purtroppo fuori. L'arbitro vede anche quello che vede anche Michele Menghi, allenatore Città di Castello, della Gherardi, sbracciarsi. Allora decide di dare il punto, non per questo, ma decide di dare il punto alla squadra di Città di Castello, che si va dal 13-12. Giannetto per Agostini su Belli, un tiro potentissimo, decidono di palleggiare la palla nella parte avversaria. Mastroianni, Cervettini, 14-12. Vediamo Claudio attento a osservare la partita e vedere Daniele Cervettini in battuta. Una palla lasciata lì nella terra di nessuno, arriva Bellosio, ma il muro di Merli è entrato nel secondo set, il terzo secondo set in campo, porta al 15-12. 10 punti alla vittoria, 10 punti ai primi due punti. Sembra una cacofonia, ma non è così. Daniele Cervettini al servizio, non un'ottima ricezione del numero 10, ma peggio di lui fa Merli. Merli è come Penelope di Odissea, fa e disfa, fa bene e fa male.
dopo l'ottimo punto fa un errore, forse dettato dall'emozione di fare un punto così importante in questo palazzetto e di essere in diretta video su www.radiofonica.com. Giannetto alza la palla per Mastroianni, Fuganti nulla può, tentano di mettere la palla in mezzo, ci riescono, Mastroianni stesso sulle belli, la palla io l'avevo vista fuori ma per fortuna ha dato il punto alla Grifoli, 16-13. Ormai sono diventati 3 i time out chiesti da Michele Menghi. Evidentemente c'è qualcosa che non va in questa squadra. Città di Castello non è così, forse non merita quel punto rispetto alla Grifa Volley che oggi ha fatto vedere che vale di più della squadra di Fernate. Ha delle maglie bellissime, molto belle, che potete vedere solamente se vi collegate su www.radiofonica.com con il PH. Dopo ci sarà un'intervista da parte nostra, faremo delle domande al migliore in campo, decidete qual è il migliore in campo, decidete, scrivete sulla bacheca radiofonica.com, sulla bacheca di Grifo Volley Perugia, qual è secondo voi il migliore in campo e noi lo intervisteremo per voi. Ricordo le serate Soft Acoustic giovedì, Marazzita, che non è parente di Marazzina, ex giocatore della Reggio Calabria. Come si chiama la squadra della Reggio Calabria? La regina, scusate. Punto del Gherardi. Il fatto è che siamo proprio sugli allori, ridevamo e scherzavo, ma la partita non è finita, 16-14, quindi l'autore del punto, Davide Stoppelli, va a servizio. Palleggia molto. 16-15. La partita, come in tutti i set, vede. Stavolta però il time out è chiamato da Paolo De Paolis e vede la sua squadra fare, ripetere per il terzo set consecutivo, una rimonta da parte della Gherardi. Il Perugia parte benissimo, la Grifo Volley riesce a staccare anche di molto gli avversari, ma poi cala di concentrazione. Finora è sempre andata bene perché il colpo di coda finale della Grifo Volley ha portato al 2-0. Una partita avvincente sempre qui su www.radiofonica.com. Davide Stoppelli vuole portare la sua squadra sul 16 pari, la difesa della Grifo Volley no, vediamo chi vincerà. Davide Stoppelli ha la battuta, palla profonda ma Mastroianni alza sulla destra per Filippo Fuganti. Ci state scrivendo in molti sulla nostra mail, però vi dico non scrivete sulla mail ma scrivete sulla bacheca perché sennò non si vede, diciamo, a tutti i nostri contatori. Stanno votando Fuganti come migliore in campo. Pessima ricezione di Michele Boriosi. Tra l'altro c'è stato un tentativo di recupero da parte di Andrea Boccellesi che ha fatto vedere che il calcio non è il suo sport. 18-15, è tutto nelle mani di Filippo Fuganti, 7 punti alla vittoria. Purtroppo la palla va fuori, gli scaramantici staranno invendo contro di me, a buona ragione, non bisogna dire vinta, non bisogna dire è fatta, bisogna solamente dire giochiamola. Simone. 17-18 per Città di Castello. E adesso però al turno di battuta andrà Simone Marini. 18-17. Simone Marini. Purtroppo errore vistoso di Giannetto che regala il 18 pari.
siamo al quinto errore in questa partita. Quinto errore in questa partita. Serve un'invenzione di tendenza, un ragazzo che ha grandi possibilità, ma che oggi non è in giornata. Ancora Simone Marini, non è parente di Valeria. Punto, grave, grave, gravissimo errore. Ha lasciato una palla cadere quando in realtà poteva prenderla in bagger. Una ricezione mancata che costa purtroppo la Grifo Volley, 19-18. Il secondo time out di Paolo De Paoli. Il Perugia sta facendo malissimo in questo caso. Una partita che era quasi in cassaforte. Questo è un errore che ci può stare, magari una malizia da esperti, però ha regalato un punto alla Gherardi che si trova sul 19-18. Paolo De Paolis cerca di, sotto le note di questa musica, cerca di caricare i suoi giocatori. Il pubblico cerca di casarli. L'unico dato che sappiamo è 19-18. L'altro dato che sappiamo è che Simone Marini andrà a battere. Quello che non sappiamo è come andrà a finire. Simone Marini, 19 pari. Per fortuna Simone Marini sbaglia. 6 punti. In equilibrio una partita. Lorenzo Merli aveva fatto tanto bene. Speriamo continui in questa direzione. Ottima ricezione di Merli. Mastroianni, Agostini. Agostini va sul 20-19. Che mancino Agostini. Filippo Agostini, ricordiamo, 1994, 190 centimetri. Quello che è più importante, 20-19 per la Grifo Volley. Ancora Lorenzo Merli. All'inizio del terzo set aveva portato un ottimo break per il, per la Grifo Volley. Ancora Merli, tenta. Troppo forte, non ce la fa, il numero 10, la palla va verso le nostre visi, ma a noi non interessa, perché il Grifo Volley 21-19. La Gherardi sente la paura, Michele Menghi dice forza. Grave errore, eh? Grave errore di Michele Boriosi, che non riesce a trattenere un pallone, non fortissimo. Mancano 4 punti alla vittoria, sono le 20.02 e qui siamo su www.radiofonica.com, la radio degli sportivi e non solo. Ricordiamo, tra gli altri programmi del palinsesto, anche Discovery One, il venerdì sera dalle 22 alle 23.30 e in replica il mercoledì dalle 9.30 della mattina fino alle 11. Viaggio della musica elettronica. Lorenzo Merli seguirà sicuramente il programma, soprattutto se vincerà la Grifo la partita. Purtroppo Cesare Castello in questo caso segna. 21-20, partita concitata. Vi ricordo che per i nostri amici stranieri partirà un nuovo programma che si chiama I Don't Give a Fonica, un programma in cui intervisteremo i ragazzi stranieri, quindi tutti i ragazzi non italiani che stanno sentendo, scriveteci a radiofonica@gmail.com. Giannetto alza la palla per Mastroianni, di poco fuori, errore di precisione, esatto, era quasi dentro. 21 pari, Leonardo Benedetti alla battuta. Belli tenta con il suo potente destro di andare anche in battuta, ce la fa. Giannetto non può schiacciare perché è un libero. Recupera la palla Mastroianni, grandissimo recupero e Fuganti tira una mina, come fa Belli, carica 22-21. Una Grifo Volley di carattere, molti perugini stanno esultando. Una Grifo Volley di grande carattere, grande squadra, non molla mai. 22-21. Luca Belli, 22-21.
tre punti alla vittoria. Costretto il numero 6 Enrico Marconi, non parente dell'uomo della radio. Marini tenta, allora l'unica cosa che può fare Benedetti è rimetterla in mezzo con un bunker che però è lento, e Mastrogliani invece di alzare capisce che c'è un buco e capisce che c'è il 23-21 e capisce che Città di Castello può essere battuta anche in questo frangente. Grande azione di Mastrogliani che invece di alzare il pallone tenta lui di schiacciare. Questo naturalmente è frutto dell'esperienza di un grande leone come Mastrogliani, 32 anni per lui, 23 punti per noi. Due punti alla vittoria. Luca Belli, ottima ricezione da parte della Gherardi che non vuole mollare e ottiene il punto del 23-22. Luca Raffanti in battuta vuole arrivare a 23 pari, vuole giocarsela fino alla fine. Giannetto, alza la palla di Mastrogliani, un bagger leggero per Agostini, troppo basso questo bagger. 23 pari, tutto da rifare. Non bisogna concedere nessun punto, bisogna farne due, se no, prossimo set. Ancora il numero 11, Luca Raffanti. Agostini timidamente mette la palla dall'altra parte, ma sbagliato completamente il bagger. Mastrogliani apre sulla destra per Belli, bagger ancora Mastrogliani, Servettini ha tentato di battere il muro ma c'è l'errore. 24-23, set ball è tutto nelle mani del numero 9 Agostini. Applausi per Agostini, vogliono chiudere questa partita. Ma Gherardi pronta dal tutto per tutto. Occasione per il Perugia, la grifo volley, tiro violento. Mastrogliani sa quello che deve fare, dare la palla a Belli. Punto a punto, momento concitato. Purtroppo il muro del Perugia si apre e la palla va fuori. 24-24, stesso risultato del secondo. Tafferugli sui spalti. Attenzione, sì, no, è vero, due si sono menati, ma era una coppia, credo ci sia un tradimento di mezzo, ma non è questa per noi, non toccate. Gregorio Mariucci, credo sia la prima volta che va a servire. E forse c'è un motivo. Potrebbe sbagliare. 24 pari. Come nel secondo set. Vince chi va 26. Vince chi va due punti sopra. Vince chi arriva a 3 set. Chi è più vicino? È la grifa volley. L'arbitro. Indeciso se fischiare, ok. Siamo pronti per festeggiare la grifo volley, tutti gli scaramanti ci staranno facendo gesti apotropaici, non quello che sta facendo Luca Belli. Giannetto per Mastrogliani, Pettolo Fugatti, Filippo Fugatti. 25-24, set ball tutto nelle mani di Daniele Servettini. Match ball per Daniele Servettini. Aspettiamo tutti questo punto per esultare. 25-24, sarebbero i primi due punti della stagione. C'è una canzone però tra noi e l'esultanza. Momento di pausa. Un cambio.
è rientrato Davide Stoppelli. Vogliono tutti un ace, sarà difficile, perché non provarci. Fino con le unghie, con i denti, la Gherardi, Enrico Marconi, che abbiamo detto per l'ultima volta, non lo diremo più, non è parente di Marconi, ma certamente i suoi palloni producono delle onde violente. E qui al servizio. Mastroianni, seconda volta di fila, invece di alzare all'opposto, come con i bambini, come rubare le caramelle ai bambini, Mastroianni, l'esperienza, ed è proprio Mastroianni, se crede nel destino, vedrete la Grifovolle vincere. Mastroianni schiaffa il pallone, tenta, muro, attenzione, manca Pau, vince la Grifovolle, 27-25. Decisiva l'azione di esperienza, di malizia di Mastroianni. Da qui è tutto, da Andrea Fioravanti e Claudio Strano, 27-25. Tra poco l'intervista, state sempre con noi su www.radiofonica.com. Idolo.
Siamo con Luca Belli al termine di questo incontro, arriva al terzo tentativo, il primo successo stagionale per la Grifo Volley Perugia, secondo derby, questa volta la Grifo la meglio dopo la sconfitta sulla Monini, c'è questo bel 3-0 sulla Gherardi Carto Elite Città di Castello. Un 3-0 che però non è stato così netto in campo come dicono i parziali, in particolare nel secondo e nel terzo set. Sì, devo dire che noi siamo partiti un po' tesi e anche durante tutta la partita comunque eravamo un po' contratti perché venivamo da due sconfitte, da un avvio di campionato sicuramente non positivo e di conseguenza c'era l'obbligo, il dovere di fare bene, nonché il nostro allenatore prima della partita sullo spogliatoio ci ha detto che si era veramente rotto di perdere e anche noi ovviamente, quindi avevamo un dovere importante un obiettivo da raggiungere importante. La partita sapevamo già che non sarebbe stata facile, uno per quello che ho detto prima, per la tensione, due perché comunque la squadra, anche se non è dotata di grandissime individualità, comunque dentro il campo sa stare. Città di Castello sappiamo tutti, io per primo che vengo da là, che comunque hanno tradizione, hanno scuola e di conseguenza sanno stare in campo, sanno stare, comunque giocano. E quindi ecco, sapevamo che le difficoltà c'erano, che non era facile. Siamo stati bravi, siamo stati a gestire l'insicurezza, a gestire la tensione, ma soprattutto anche ad aiutare chi, come voglio dire, Mirko Giannetto, il libero, che era per lui un esordio, insomma in B2, un campione nazionale, un ragazzino, quindi aveva tensione, aveva anche perché ha un ruolo importante, insomma quello della ricezione, si è comportato bene, l'abbiamo aiutato, abbiamo dimostrato di essere comunque squadra, di non slegarci perché abbiamo comunque avuto dei momenti di difficoltà e quindi ecco, ora c'è ancora ovviamente da lavorare, stare in palestra per trovare tutti gli automatismi che ancora forse non vengono benissimo. Però siamo fiduciosi, siamo una vittoria che ci dà una speranza e ci dà un po' di morale, insomma, che l'avevamo un po' basso dopo la sconfitta di domenica, netta, dove non c'è stato gioco, non siamo riusciti a essere mai aggressivi. Questa ci dà sicuramente un buon morale, insomma, per affrontare il resto del campionato. Il resto del campionato che dice dietro l'angolo c'è la trasferta di Chieti, un appuntamento importante, poi si torna qui in casa contro Orte. Da questa vittoria però può venire uno slancio importante già per affrontare in maniera estremamente convincente le prossime due gare. Noi abbiamo un calendario che in questo momento ci offre delle possibilità, perché non giochiamo con squadre sicuramente sulla carta, dico, poi sul campo poi non è detta, comunque di prima fascia, e quindi qua bisogna fare punti, bisogna fare. Ovviamente incontrando Grosseto, incontrando Grottazzolina, queste squadre qua che hanno comunque un organico per cercare di vincere il campionato, noi faremo fatica, anche se ci proveremo comunque. Qua invece sono le squadre dove noi in tutti i modi bisogna cercare di fare più punti possibili. Quindi abbiamo un altro impegno importante che Chieti. In settimana lavoreremo, studieremo la squadra e speriamo insomma di affrontare nel miglior modo la partita, anche la trasferta stessa, perché poi io sono molti anni che faccio trasferte, altri ragazzi è la prima volta che devono fare trasferte più lunghe, quindi magari no, possono soffrire un po' più. Speriamo insomma di lavorare bene per la partita di sabato. Per quanto ti riguarda abbiamo visto un Luca Belli in crescita, dalla gara di Spoleto una crescita costante come abbiamo visto stasera. Quello che hanno visto stasera a San Marco, che Luca Belli è, che percentuale di forma possiamo dire? Non mi vorrei sbilanciare troppo, però credo che insomma sto abbastanza bene, ho normalmente dei tempi un po' più lunghi per entrare nella massima, il top insomma, però sto andando un po' meglio, mi sento e non credo a un 60%, credo che posso crescere, posso fare molto meglio, trovare ancora più automatismo col palleggiatore, insomma mi sento positivo insomma da questa vittoria. Ecco. E insomma, da uno che deve essere veramente il fulcro di questa squadra possiamo dire ufficialmente il meglio deve ancora venire. Sì, sicuramente il meglio deve venire, dobbiamo e dovremo esprimere sicuramente un gioco più sciolto, più fluido, meno contratto e essere un po' più concentrati, che forse a volte abbiamo dei cali di concentrazione che ci mettono un po' in difficoltà, però ecco, stasera siamo stati bravi a riprenderci insomma. Grazie.
Vado. Simone Marini, capitano della gara di Cartoedit Città di Castello, terza gara di campionato, e la Grifo Volley per vostra sfortuna si sblocca, riesce a portare a casa i primi punti della stagione in una gara comunque molto tirata, soprattutto nel secondo e nel terzo set. Arrivati ai vantaggi, c'era per entrambi la possibilità di sperare di allungare e di portare a casa punti. Sì, siamo arrivati tutti e tre i set bene o male ai vantaggi, quindi è una gara che il 3-0 poteva starci sia dall'una che dall'altra parte. Sono stati più bravi, più cinici, hanno giocato meglio i palloni più importanti e hanno sbagliato meno sicuramente di noi nei momenti importanti. Sia nel secondo che nel terzo set Perugia aveva un vantaggio che poteva far pensare a una chiusura positiva diversa da quella che poi è stata. In realtà voi avete avuto il merito di continuare a giocare la vostra pallavolo e di portare proprio Perugia a giocarsi il punto a punto finale. Sì, forse questo anche grazie alla giovane età, alla sfrontatezza di questi ragazzi che comunque non mollano mai, ci provano sempre, e anche se il punteggio comunque è molto ampio, la differenza di punteggio. Purtroppo per una cosa o per l'altra la partita è andata male, è andata in un binario, su un binario che non ci aspettavamo e speravamo di fare meglio, di portare a casa almeno qualche punto. Tre giornate di campionato, che cosa dicono di questa B2 2013-2014? Beh, sicuramente con l'innesto nelle varie squadre di tanti campioni, di tanti giocatori che hanno fatto per 20 anni, 15 anni, 10 anni la Serie A, il livello si è alzato. Poi a sentire anche gli altri ragazzi, comunque le squadre, diciamo, del sud tra virgolette, sono delle squadre ben attrezzate che riescono a fare una buona pallavolo. Cosa ti senti di promettere ai vostri tifosi dopo queste prime tre giornate di campionato? Sicuramente una bella pallavolo, speriamo migliore di quella che è stata giocata questa sera, e sicuramente la salvezza, perché è quello a cui puntiamo. Grazie. Prego.